dei sequestri alle aziende illegali, 411 nel 2019, 165 i veicoli sequestrati, 36 gli arresti. Ecco, bene, questo è un impegno che non può che farci piacere. Tuttavia, visto che sono stati investiti 6 milioni di euro per i droni per controllare il territorio della Terra dei Fuochi, che sono stati dotati esercito e cittadini di un'app per segnalare i rifiuti prima che vengano bruciati ad una società, la SMAC, che si occupa di ambiente, per cui la regione ha stanziato ad hoc proprio per raccogliere i rifiuti circa 10 milioni di euro. Ecco, visto tutto questo scenario, il nostro Bernardo Iovene immaginava di scendere giù e trovarsi di fronte ad una piccola Svizzera. Madonna mia, adore mare, non è soltanto terre chi... Qui al confine tra Giuliano e Villa Riterno, a ridosso del Lago Patria, con vista sull'isola di Ischia e Procida, ci sono stoccate complessivamente 4 milioni di tonnellate di ecoballe. Nel cronoprogramma della regione era prevista la rimozione entro il 2019, ma sono ancora qui e ogni tanto, come d'incanto, vanno a fuoco. A luglio del 2018 va a fuoco il centro di stoccaggio di Caivano, nello stesso mese un sito di stoccaggio di ecoballe a San Vitaliano, a ottobre un centro di rifiuti pericolosi già sotto sequestro a Marcianise, a gennaio una ditta di stoccaggio di Bellona. Il rischio di salute che aggrava questa situazione ambientale si perpetua per almeno 7-8 anni, perché queste sostanze sono sostanze che si accumulano nel nostro organismo. Ormai questo dei roghi ai centri di trattamento dei rifiuti è anche un fenomeno nazionale ed è per questo che li sono presidiati dall'esercito, solo che in Terra dei Fuochi li hanno spostati dal pattugliamento dinamico che prima facevano sul territorio. In questi 6 mesi che è successo qua fuori? In questi 6 mesi abbiamo presidiato... A far niente, diciamo. Non la porrei proprio così. La nostra presenza ha fatto sì di un'assenza di eventi significativi quali incendi, roghi, sversamenti di rifiuti nelle immediate vicinanze del sito. Non è proprio così, se pensiamo che lo Stil di Santa Maria Capua Vetere a ottobre era presidiato dall'esercito quando è andato in fumo, per non parlare delle zone intorno ai siti di stoccaggio delle ecoballe di Villa Riterno o Giuliano, dove nonostante il presidio dell'esercito avviene di tutto. Vuol dire che quel presidio non serve a niente. Dove a poca distanza dal personale vede dei rifiuti, quell'area è stata già censita e ovviamente da quel momento in poi è stata censita, ci sono tutte quelle attività volte alla risoluzione del problema, che non competono la forza armata. Magari, purtroppo attività risolutive non se ne vedono. Il sistema di censimento dei siti di abbandono dei rifiuti è stato messo in campo dalla regione attraverso la società in-house SMA. Quindi i militari, quando individuano uno sversamento, segnalano alla SMA attraverso un'applicazione, così come possono fare tutti i cittadini. Qui siamo a via Bosco Fangone a Nola. Questa, diciamo, è una delle discariche del territorio che abbiamo già segnalato con l'app di SMA Campania 2 anni fa. Alla SMA Campania? Proviamo a segnalarlo, vediamo che succede. Questo è il mio cellulare. Va bene, allora, discarica. Il problema è quello che succede dopo, cioè niente. La SMA fa monitoraggio, ci mostrano i 4 grafici che sintetizzano il loro lavoro. Ogni puntino verde è una discarica. Queste sono le segnalazioni dei cittadini, 3.162. Queste quelle dell'esercito, 1.551, la metà. E poi quelle del pattugliamento SMA, 2.357. In tutto hanno censito 3.500 siti di rifiuti abbandonati e bruciati, la maggior parte segnalati dai cittadini, tutti concentrati a Napoli Nord, nella Terra dei Fuochi. Di questi, no, quanti sono, cioè adesso non c'è più niente là? Su quelli dove non c'è più niente io temo siano veramente pochi, però noi le segnalazioni che abbiamo poi le giriamo all'esercito, se deve intervenire l'esercito le giriamo ai vigili del fuoco. E l'esercito le gira a voi? Alcune. Tutti segnalano ma nessuno rimuove. Quali ane terra appicciate? Abbi pietà di noi, Giuliana terra appicciata, abbi pietà di noi. La regione Campania aveva stanziato 10 milioni per la rimozione dei rifiuti abbandonati, ma poi ci ha ripensato. Quando siamo andati a,
a verificare le cifre stanziate ci siamo resi conto che 10 milioni appostati come fondo rotativo sulla rimozione dei rifiuti sono stati poi spostati su altre voci e 8 milioni e 100 sul monitoraggio, cioè su Sma Campania. Quindi facendo venire a mancare proprio la voce più importante. Dei 17 milioni di euro arrivati a Sma Campania, 6 milioni sono stati spesi per 7 droni. Un po' di preoccupazione c'è perché il vecchio CDA della Sma ha portato la società sull'orlo del fallimento. Il collegio sindacale dice che va fatta un'azione di responsabilità, cioè sulla cattiva gestione verso la vecchia amministrazione, per uso delle auto di servizio non compatibile con l'espletamento del servizio stesso, cioè macchine meno usate a uso privato. Creazione e gestione di fondi extracontabili, grave per una società. Che vuol dire? Che c'erano dei fondi che venivano messi fuori bilancio di cui non c'è la contabilità. Uso improprio di carte di credito prepagate. Quando arriva il nuovo CDA nel 2018 si accorge che questa società non ha mai fatto i bilanci negli ultimi 5 anni. Ha sempre operato in perdita, ha accumulato 15 milioni di patrimonio netto negativo, i costi che superano i ricavi, 1000 dipendenti, non si capisce per fare che cosa. Un ruolo determinante in piena terra dei fuochi ce l'ha il nuovo tribunale di Napoli Nord, costituito nel 2013 ad Aversa, in un territorio considerato ad alto tasso criminale che va da Casal di Principe a Giugliano, ma nato con carenze di organico. Un solo esempio, la polizia giudiziaria. A noi spetterebbero 60 unità di polizia giudiziaria, per legge, ne abbiamo 26. Senti, ma c'è qualcuno in galera per aver appiccato un rogo tossico? Qualche arresto c'è stato. Non siamo... Qualche, pochi. Dopo i roghi, i siti andrebbero bonificati, ma questo non accade. Le uniche bonifiche che sono state fatte in questo territorio sono quelle che hanno fatto seguito a interventi dell'autorità giudiziaria e non ne sono soddisfatto. Dico che questa non è tanto e non solo la terra dei fuochi, ma anche un po' la terra dei ciechi. La terra dei ciechi. Il procuratore è anche polemico con i vari piani di azione che non hanno dato risultato. Oggi noi festeggiamo i 10 anni da quando è stata decretata per legge la fine dell'emergenza. Le siete accorto? Dopo 10 anni che hanno dichiarato la fine dell'emergenza rifiuti, sono andati invece avanti con piani e patti, quando forse sarebbe stato sufficiente applicarne uno, mettere in piedi una task force dedicata a sconfiggere l'illegalità in quei territori, eliminare quelle aziende che lavorano in nero e smaltiscono in nero, costringere alla tracciabilità, allo smaltimento dei rifiuti. C'era il SISTRI che doveva tracciare appunto tutto il percorso dei rifiuti dalle aziende allo smaltimento, alla discarica, rifiuti speciali, ma è morto prima di entrare in funzione. Adesso siamo in attesa del SISTRI 2.0, quella in versione digitale, vedremo quando entrerà. Poi bisognerà costringere le aziende e i cittadini a pagare le tasse sui rifiuti, sanzionare gli amministratori pigri, i vigili che non fanno il loro dovere, e dotare il tribunale di maggiore personale per sconfiggere e contrastare l'illegalità. Ma tutto questo comporterebbe prendere scelte che forse in quelle terre farebbero perdere consensi, farebbero perdere voti, e allora preferiscono rischiare di perdere le vite umane. L'unica istituzione che si è occupata, preoccupata della salute di quella popolazione è la magistratura. Il procuratore aggiunto Domenico Airoma ha chiesto uno studio all'Istituto Superiore di Sanità che ha accertato un aumento di mortalità e di patologie tumorali tra la popolazione che vive su quelle terre, sulle terre dei fuochi, in prossimità di quelle discariche. Il dato è drammatico, tuttavia pare che nessuno l'abbia preso sul serio. È la terra dei ciechi, ha sentenziato il magistrato a Roma. Ecco, noi aggiungiamo che è anche la terra dei muti, perché il governatore De Luca con noi non ha voluto parlare, come non ha voluto parlare l'assessore all'ambiente, neppure il responsabile della cabina di regia del piano d'azione di Palazzo Chigi, il dottor Fabrizio
Curcio, Bernardo voleva solo far vedere loro quello che aveva trovato sul territorio, che è una realtà completamente diversa da quella che appare dalle veline che ci hanno girato. Hanno preferito sbattere la porta in faccia al report, che però significa sbatterla in faccia ai cittadini e a quel territorio che ha anche altre ricchezze rispetto alle mozzarelle, dalle mele a nurche, alle melanzane, al miele, alla cicoria. Sono tanti i prodotti d'eccellenza di quei territori. Sbattere la porta in faccia a tutto questo significa anche sbattere soprattutto una porta in faccia al seme della speranza.